circa è così secondo te? No. L'America. 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 O cantando un ignorante se van capire un salumiro e sanno muore tra da cazzo giù gli altri degli che apparava me ma portava con mano mani di guattendo gli ti mettava un sotto tacchette gli si abbasciava e venava pupette e se ne vanno a prassa a sattare latte colore il panna tutta c'era giavolo scotte, giavolo crowde e van che ti sa pure che cresciute giavolo dritte, giavolo sotte e van che ti sa n'avesse messo mi chiedi di lui, a estupa mi chiede di Pietro, buongiorno che dici mi parola, scusa, ma che fine è? Oh, dove sei sparasciato? Ecco, da che sei? Ciao, ciao, mi scappato! È vero? Poi la mia scappato! Noi, diamo sempre l'opportunità di cambiare. Noi quando siamo alle 7:15 e poi il capo quando andiamo per sempre un po' dopo buongiorno Stetto ad Anna Vaccariello. Buongiorno Anna Barbari il Labrador nero, ci mancano un po' e tutto un Labrador nero. Beh, la metti in striscia azzurra, faccio striscia in mezzo. Ricordo di una macchina, torno a scuola. Che fatto, Mele e D'Amato, chi sono questi due personaggi? Che c'è? Ma, chi possiamo passare di qua? Non possiamo passare di qua. Non esagerare, non facciamo polemica, zio. Ah, tu sei un polemico. Ti ricordo quello che facevamo a Barzelletti? Che dice giovane, non c'è fuori polemica. Che una cosa a te. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Good morning! Nicola Giordano, Michele Di Pietro! Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, vedete un romaggio. Scusa, è il caldo di ieri. Madonna, che bel caldo! Ieri, l'afa, sembrava luglio! Buongiorno Vicky! Buongiorno Mario Palmitessa, buongiorno a tutti! E oggi siamo al 1° giugno e finalmente abbiamo il governo! Oggi è primo, ho sbagliato. 1° giugno 2018. Auguri a tutti. Nello si è raffreddato. Come sempre. Ah, sono venuti qua, vedi? Ah, finalmente hanno tolto le erbacce, vedi che capolavoro. Mi fate chi fa? Ma sai cosa mi manca? Farmi un giro sul trattore, lo sai? Ecco, facciamo un giro sul trattore. Antonella, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Questo ha fatto il ponte con la rete strappata. Sulla litoranea, tu devi mettere la rete san. Perché? È segno di degrado la rete spaccata. Vengono i turisti. Vengono i turisti. E vedono tutto scacciato. Buongiorno Angelo Poderici. Angelo Propega, ma fa la fena aperta, per favore. Ma lo siamo incrociato l'altro giorno. L'ho incrociata da oggi. È Nicola Ciniero, uno Maria, c'è bene Nicola Ciniero. Vincenzo D'Aloiso, buongiorno a tutti quanti voi, buona ciao, giornata. Ragazzi. Oh, ieri ho sentito, c'era il nostro amico Mullo, è un cugino di Enzo Delmi, sì, che sta alle Canarie, e lui si occupa molto di... Oh, Vullo, te lo conto su quattro che ci va a Palermo. Vabbè, ma lui si chiama Bulmaro e lo chiamano Vullo. Bulmaro Doronzo. Bulmaro? Sì. Non c'è figlio di quello di Doronzo con noi delle carte, quello che moriva adesso. Sì, bravissimo. Alle Canarie sta quel chiave. Sì. E mo sta parlando. Allora, le già trovi. Tentendo con Gargano. Io bella non veni di Astecchi, ma non mona fatei. Ma non si trova una fatica. C'è adesso Bullo. E lui è addentrato nel commerciale. Ieri c'è stata un'altra mesterata fatta con il cuore, ma incazzato lì. Paolo! Ho
fai fare che che disse? No, vabbè, si parlava di tante cose. Angela di Cataldo, buongiorno D'Alessio, ciao Angela, venite quest'estate Angela Barbetta? E allora niente, dicevo che ieri c'è stata una brutta scena sotto i piedi di Eraclio. Come al solito, ieri sì, abbiamo fatto la buonanotte, a mezzanotte abbiamo iniziato. Ma c'era tanta gente in diretta. Sì. Ieri era giornata di caldo. Fu una bella buonanotte. Poi convullo in macchina. C'è da sentirla questa bella buonanotte. Niente, dicevo che praticamente a Irzio, sotto Eraclio, qualche disgraziato maledetto, diciamo, come dice il grande Nino Banfi, lasciò un piatto di... un piatto mangiato, cioè praticamente aveva consumato, lasciato là piatto, Coca-Cola, carte, cioè, ma sotto Eraclio è qualcosa di vergognoso. Io scesi dalla macchina. Aspetta, prima lo vedemo, ci facciamo un giro, innamorati, e poi qui c'è il pit stop, qui se volete cambiare la... Ragazzi, qui c'è il pit stop di... Che c'è, vedete? Ciao Ferrari. Ma cambia la rotta, madonna. E non è buono. Ci posso credere, cioè, devo fare l'assessore ai copertoni, ma ti rendi conto? Cioè, vabbè, e se buffetto adesso la munnezza. E come andò a finire poi ieri? Niente, noi vi invitiamo sempre. Ciao Ruggero, buongiorno. Ma non lo vedeste più, eh? No, ma sei, ci vuoi a te? No, mica la fai a lei, signore, ma... Hai dimenticato qualcosa? No, ma se tu vai con l'educazione e il rispetto... Sì, però se ti fa una cosa clamorosa... Io dico che quando vorrei tanto cantare questa canzone con orgoglio, perché a me piace assai questa canzone. Che voglia c'è? Ieri hanno inaugurato questo bellissimo rito, c'era tantissima gente. A luna di notte stava in mezzo al delirio. Come si chiama? Invece, infatti, di quelle sue strade, il delirio. Il suo profumo ti conquisterà. Bambù. Il bianco rosso, il colore dell'identità. Ti sveglierai con gli affanni. Ciao Giovanni Canargiu. Hai corso ieri? Francesco Mele, no, ieri no, però ha fatto un po' di passeggiate. Oggi alle 4 cosa ci abbiamo, signor? Oggi alle 4, ragazzi, diretta. Oggi faremo una bella diretta. Alle 4 abbiamo il primo candidato sindaco intervistato da Barbita Avesi. Uno dei primi, perché ci saranno altri tutti che vogliono partecipare. Noi siamo a disposizione. Per la par condicio, tutto master. E oggi presentiamo Franco Di Miccoli e la signorina D'Oronzo, che si mettono in mezzo a partecipare a questa. Nino Canito sarà con noi, così ci illustra cosa vogliamo fare. Faremo delle domande un po' di glamour, un po' che tu non ci preoccupare. Noi ieri facevamo un portiere, Nino stavo pronto soccorso, non ci spaventa Nino. Ecco, diciamola tutta come la gente, le solite domande, invece noi faremo delle domande un po' particolari, a saetta, in cresso, un calcio d'engro, queste cose di... è giusto, dobbiamo giocare tutti. Grande Arlesia, anche se non ci conosciamo, ci vediamo.
poter la mano, uniti dalla lealtà, forza maledetta. 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano. Questi terribili bisogno, forza maledetta, ti giuro che mi vedrai qua. Ti giuro che mi vedrai qua, fisso, a sistemare, ad asfaltare, subito. E penso che nessuna parte dell'Italia sta questa cosa possibile. Ah, in centro. C'era un parcheggio, diciamo. Sì, ma in centro. Grazie Barletta, io la risentirei questa canzone, perché veramente... Il braccetto. Lelu Lila. Enzo Delvi è pronto con la domanda. In voglia c'è una realtà importante della storia. Andiamo al mare, dai. Vai, di ricevere della gloria. Fanno bene. Il suo profumo ti conquisterà. Fanno bene. Il bianco rosso. Il colore dell'identità. Ciao Michele, buongiorno. Ti sveglierai. Un gatto che sarà giù le corse sulle spiagge. Con un sole che. Ma secondo me sono si il cuore delle sue tante facce. Vedi, da questo po' che c'è si sta perdicendo. Per rialzarti se tu sei nei guai. Finalmente. Ti senti forte. Perché la forza te la dà lei. Grazie Barletta. Anche se non ci conosciamo, ci prendiamo nella mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta. 100.000 voci in coro. Questo è il momento più bello del buongiorno. Lo sportello aperto, io senti cosa entra, Umar 3, bellissimo. Maledizione, il trabucco, ragazzi, il trabucco, ecco, ma c'è giusto però trabucco. Però il trabucco dissero che furono umani, ma è andò a stage e ma c'è anche pure sto costo. Allora, oggi alle 4 avremo il grande dottor, che è un mio amico, il grande Mino Cannito. Alle 4 presentazione in diretta, gli faremo una bella intervista. E mi ripeto, non solo lui, chiameremo Flavio Basile, chiameremo tutti i candidati. Anzi, se c'è qualche amico che conosce altri candidati, si possono prenotare al 338 29 16 693. No, lo ma per par condicio. A posto, zio Lello. Sì, ne decidi di parola. Ma soprattutto, la mattina alle 7:05, Barlo Russo, via d'Aragona, venite là, pagato caffè per cena. Vabbè, chi viene pagava un caffè minimo. Ma io ho pagato... Perfetto. Sì, da dici, tutto da turista. Sì, sta via, stai via. Ma, sarebbe... Vedi così. Ho pagato il caffè stamattina. La mattina venite là, venite in macchina con noi, come Angela che è venuta l'altro giorno. Un abbraccio a Giorno. Incredibile quella ragazza. Io saluto la sorella, che è la moglie di un mio carissimo amico, di Felice Masulli. Io no, sinceramente non lo sapevo. È la sorella? È la sorella della moglie di Felice, un mio amico che lei è cresciuto. Calcisticamente è il Masulli, ti ricordi papà Pietro che lavorava al cimitero? È vero. Dove chi era d'Angelo? Stanno verniciando i silos, zio! Bellissimo, Ombretta dice. Maria Messinese. È Ombretta quella che sta a Cipro. Ciao Ombretta, fa vedere delle fotografie la mattina, favolose. Buongiorno, sì. Maestro. È verde, vai. Non è verde ancora. Una delle simpi, quando ha avuto le edici. Iepro. Maestro, buongiorno. A come hai oggi?
E a me che da dire, sta nuovo quando ci. Ciao professor Mari, buongiorno. Verde. Vai, verde. Ah, ecco questo bel lavoro, stanno pulendo qua per il bomb. Bravissimo, pacchi. Ah, lo fanno anche quest'anno il bomb? Sì, ho visto che sta a mano e fuoco, E sono contento, è una bella iniziativa. Pannello nuovo hanno messo, vedi? Ma poi c'è sto cacca, sì, è mureggio. No, ma perché fa caldo, fa freddo, tu dormi scoperto, poi ti copri, capito? Devi dormire coperto. Alcuni non fanno, ma un capur non fanno. Va bene, carissimo. Ma c'è Josh? Ruggero Filanino? Buongiorno, sono Ruggero Filanino. Saliamo da vecchio. No, torniamo al lavoro, ragazzi. Porca, io c'è Puzea, pure che ne hai fatta gli. È vero? Purtroppo. Ma ieri a chi lo facessi buongiorno? No, non lo feci più. Sì? Facciamo un buongiorno veloce che di chi mette la macchina sulla rampa dei disabili. Oggi, perché poi dopo la diretta alle 5 parliamo solo di disabilità. Bravissimo. No, allora bisogna fare il carro attrezzi. Chi mette la macchina là sulle strisce? No, sulle strisce, sulla rampa, specialmente che la rampa è importante per chi deve scendere, per il povero Cristo, che gente di problemi sound. Ma metta, il carro attrezzi, via! Comunque, oggi è il primo giugno, già ho visto che hanno finito il mese di maggio e molta gente non si è svegliata. La Madonna sposta le masse delle persone. Grazie. No. Vabbè, siamo una città mariana, una città che a Madonna la veneriamo. E aspettiamo la festa della Madonna. Hai visto Mino che ha promesso la festa della Madonna in centro, vicino Eraclio? Speriamo, che forza! Le bancarelle in centro, là, il palco per la musica, un pezzetto, vecchiaride. E anche i giovani la nostra. Ecco, zio, ti lascio via Tarragona? Sì, all'incrocio del corner di Salvo. Ancora mi dimentico la macchina. Infatti. E ragazzi, vediamo oggi alle 4 in diretta. Allora ragazzi, noi lo facciamo per il bene di Barletta, a noi non ci interessa niente, no open, c'è un portano a casa. Non capisco. Questo vi voglio dire. Noi mettiamo solamente a disposizione quello che sappiamo fare, che a casa noi stiamo bene. Ciao Lello! Ciao! Lello, risposto però, eh? Ciao Lello, lavorava al Brigantino. Attenzione. Beh ragazzi, un abbraccio di cuore a tutti, mi raccomando oggi. Quella bella gente. Mi raccomando domenica, tutto quanto. Domani ci vediamo. Fate i bravi e soprattutto Lello Sindaco, Barlet e Aveste. Ciao a tutti, buona giornata. Sì, ciao zio. E una buona giornata a tutti quanti voi, ragazzi, buona giornata. Barlet e Aveste, ciao a tutti. Buon primo giugno.